Ciao a tutti, su Instagram mi avete chiesto in tantissimi di fare l'home tour della casa in Sardegna, quindi eccoci qua, iniziamo dalla cucina, super grande all'americana, c'è anche questo pannello dove si può controllare la musica in tutta la casa, anche in piscina, infatti ci svegliavamo sempre con la musica. Poi, come vedete, c'è questo salone gigante che è anche sala da pranzo, anche se principalmente mangiamo sempre sul tavolo fuori, sia a colazione che a pranzo che a cena. E poi passiamo alla zona notte. Questa è la zona notte con le varie camere. Iniziamo da questa che è bellissima, poi faremo il sorteggio per insomma decidere a chi andranno le varie camere. Insieme vai, 3, 2, 1, vai! E questa è sicuramente la mia preferita, quindi speriamo. E c'è anche il balconcino, stupendo, e il bagno. Guardate che bello il bagno, molto particolare. Ciao! Questa è la doccia, bellissima, stupenda. Poi qua c'è un altro bagno con la vasca. Sono tutte molto particolari le stanze. Qua un'altra camera, molto graziosa, più piccolina, e qua c'è addirittura una camera bambini che magari useremo per le valigie eccetera. Super bella, bellissima. Questo è il piano di sotto, diciamo la taverna. Qua c'è un'area cinema, addirittura si può far scendere il proiettore. Non so se lo useremo, magari, magari una sera sì. È bellissimo. Là c'è anche il camino che ovviamente non useremo. E cantinetta vini. Qua ci sono altre camere molto molto belle. Questa, bella grande, con un bellissimo bagno. Guardate che bello. Ah, c'è anche uno specchio, ecco, cercavo in tutta la casa uno specchio, l'ho trovato. Questa è la doccia, molto bella. Ciao. E poi c'è un'altra cameretta più piccola, comunque graziosa anche questa, con il bagnetto, questo qui, che in realtà, anche se fuori dalla stanza, ha una cosa fighissima. Questo è il bagnettino, però guardate cosa c'è. La doccia con il bagno turco. Cioè praticamente sia doccia sia bagno turco. Quindi ha il suo perché anche questa alla fine. Bellissima. Quindi chissà cosa mi capiterà di camera. Provate a indovinare nei commenti e vediamo poi, insomma, se avete indovinato. Qua c'è il giardino che non ho ancora visto, tra l'altro. Ecco, vediamo. Qua c'è il giardino, super grande. Vado in esplorazione. È enorme questa casa. C'è un tavolo. E qua si va nell'area piscina, che è veramente un sogno, pazzesca. Qua ci sono tutti i lettini. Noi siamo quattro coppie. Qua faremo sicuramente degli aperitivi, dei bagni. E questa è la piscina, che secondo me è veramente stupenda, perché non è la classica piscina, è proprio nella roccia, è molto particolare, va anche un po' più profonda all'interno, stupenda. Poi l'acqua è trattata col magnesio, anche insomma non c'è il cloro, quindi veramente veramente bella. E questo, diciamo, è il paesaggio, non si vede il mare, ma siamo completamente immersi nella natura e nella pace.
è veramente un sogno questa casa, cioè fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Però io non sapevo come fosse questa casa perché praticamente l'ha scelta una delle ragazze, Stephanie, che c'è con noi, e quindi è stata una sorpresa per me perché insomma mi avevano detto che era bella, però non pensavo così bella, quindi assolutamente brava Stephanie che l'ha trovata. E staremo qui una settimana. Questa è la casa da fuori. Dobbiamo estrarre il biglietto per scegliere le camere, perché sono tutte molto belle, però alcune più belle di altre. No, la più fica! Ci sono beccate la più fica. Questa è la camera che ci è toccata in sorte. Sono molto contenta. È stupenda, bellissima. Sono tutte belle, però questa ha un bagno gigante, bellissimo. Qua c'è la doccia. E adoro il fatto che ci sia anche il balcone che dà sul terrazzino fuori. Amazing! Where is the love?